Quarzo rosa è la pietra dell'ottavo atto, l'ottavo archetipo del gran libro della natura, cioè il Taishan degli antichi druidi. Il quarzo rosa è una pietra estremamente piacevole, ecco, io la definirei piacevole perché rappresenta l'equilibrio, quindi rappresenta l'equilibrio psicofisico, un contatto con l'esistenza di natura morbida, di natura piacevole. Non ci sono assolutamente controindicazioni per questa pietra, perché è adatta a chiunque, a qualunque tipo di problema, problematica. E fin dai primordi questa pietra, così anche piacevole da vedersi, è stata sempre considerata l'equilibrio, l'equilibrio tra il micro e il macrocosmo, quindi un contatto con tutto quello che riguarda la parte grandiosa del nostro mondo, perché il nostro mondo non è fatto solo dal nostro mondo fatto di casa, famiglia, hobby, amici, è qualcosa di più. Noi siamo parte dell'universo e questa pietra ci dà proprio questo tipo di insegnamento. Trarre dall'universo, dalla nostra casa che è l'universo, quell'armonia che di fatto regna in tutte le cose. E uscendo dalla nostra dimensione limitante dell'egocentrismo, questa armonia è percepibile e il quarzo rosa ci stimola proprio a questo. Come proprietà terapeutiche, secondo i popoli naturali, questa era la pietra ed è usata ancora oggi, una pietra che è equilibrante, quindi qualsiasi tipo di disturbo può essere equilibrato come compensazione da questa pietra, quindi usata per molteplici usi e per qualsiasi tipo di disfunzione. Ecco, diciamo che il suo scopo è proprio quello di riequilibrare.